Allora, il tema coinvolge tutti e quindi se coinvolge tutti credo che delle riflessioni le abbiamo tutti. Io non uso il PowerPoint, non uso, chiaramente l'università l'hai chiamata in causa, non si poteva non chiamare in causa. Sicuramente c'è un problema di formazione, perché la cultura si forma anche attraverso questi luoghi, anche attraverso l'università. Quindi sicuramente c'è un problema. C'è un problema probabilmente di formazione di un pensiero critico. Io quello che vedo è che le persone sono sempre meno critiche, cioè accettano delle scelte in maniera acritica, senza chiedersi il perché delle cose, perché ormai non se lo chiede più nessuno e quando te lo chiedi diventi scomodo, quando poni la domanda ma perché in questa direzione e non un'altra, no? Se rompi balle, caratteriale, insomma, c'erano tante etichette addosso. E quindi sicuramente questo è un elemento che poi, quando arriviamo a questo punto, cioè l'essere acritici, sicuramente non ci facilita, sicuramente non ci abitua a ragionare. Io penso che tutti quanti siano dotati di razionalità media e quindi se dinanzi ad una situazione problematica noi cominciamo a dire bene, questo è lo stato dell'arte, questa è la soluzione e quindi può essere la concentrazione, la fusione, l'ipotesi di integrazione, la costruzione di sinergia tra due strutture. E poi valutiamo e troviamo gli strumenti per poterlo realizzare, probabilmente riusciamo a tenere quello che la letteratura ci chiede, un certo livello di commitment. Senza il commitment dal basso non si va da nessuna parte, senza il commitment dal basso non costruiamo niente. E la letteratura è piena purtroppo, a partire almeno dagli anni 90, quindi non solo quella recente, non solo è piena di tossicità, ma è piena anche di esperienze, di fusioni o integrazioni nel mondo della sanità in vari paesi che purtroppo sono fallite. Cioè, che purtroppo sono fallite. Io sono contenta che qualche mio omologo da qualche altra parte almeno si è preso la briga di studiarmi. Sono contenta che, come per esempio nel Regno Unito, per quanto riguardato l'Inghilterra, la fusione degli ospedali, e hanno detto, ci avevo i dati qua e quindi vi ripeto per non dir frottole, benissimo, abbiamo fuso tutto e a questo punto abbiamo il 10% in meno di ricoveri. Il 10% in meno di ricoveri, 10% in meno di personale, la produttività non è aumentata, tagli da una parte, tagli dall'altra. La performance finanziaria è peggiorata piuttosto che aumentare, contrariamente alle attese, e in più i tempi d'attesa per alcuni trattamenti in elezione sono aumentati, hanno dei dati di abbastanza deboli di aumento della qualità. Al di là del risultato, comunque almeno una valutazione è stata fatta. E la valutazione ovviamente implica il considerare tanti aspetti, non è soltanto strategia di integrazione e qualità, non è soltanto strategia di integrazione e performance finanziaria, che spesso è uno degli elementi che la muove fortemente, ma è anche strategia di integrazione e relazioni tra l'azienda e il personale, chiamiamolo così, le risorse umane, tra l'azienda e i pazienti, tra l'azienda e i cittadini, c'è anche un aspetto di responsabilità sociale, di reputation, di immagine, ma anche tra paziente e la modalità attraverso la quale, a fronte di questa operazione, il paziente accetta e si raffronta con la sua patologia, quindi il modo di essere del paziente, e anche integrazione e stabilità politica. Gli inglesi, senza mezzi termini, che ci piacciono meno, comunque anche questo pezzo l'hanno messo sul tavolo. Quindi io personalmente quello che applico è un processo di valutazione, perché l'idea che ci siano delle operazioni che partono da una regione e poi ne contagino una serie di altre, sono spesso mosse in Italia come altrove, non è che stiamo scoprendo qualcosa, sono spesso mosse dalla pressione finanziaria, dalla pressione economica, dal cosiddetto budget constraint che ci manda in quella direzione. È ovvio, ma cioè, non è solo il nostro problema, è il problema di tutti, il problema di tutti. Il punto è riuscire a valutare poi se questi risultati si prendono o se il risultato è la delibera di fusione.